Eccoci qua ragazzi, sono di nuovo su Iveco Crossway e il motivo di questo video lo sentite già purtroppo. Sono andato a portare una corriera al collega poiché questa ha rotto il cambio. 218.000 km, è già sfollato. Già la terza volta che mi fermo per strada per riavviarlo per vedere se riesco a portarla a Udine. Un'altra volta. Questo problema qua mi continua a sfollare. Vediamo se riesco ad arrivare a Udine in tempi decenti. Questo dovrebbe essere un cambio ZF 6 rapporti. Non voglio sapere come, non voglio sapere perché, ma fatto sta che è rotto. Adesso tac, riparte e tra un po' mi torna a sfollare. E ogni volta che sfolla devo spegnere e riaccendere per ripartire. Non so se sia un problema di elettronica o di cosa, ma sarà veramente un parto arrivare a Udine. Vediamo quanto ci metto. Vediamo che cosa succede per strada. Spero di arrivi un'altra volta. No, dai. Sono di nuovo in folle. Vediamo fin dove va. Spero di arrivarci senza dovermi far rimorchiare, perché sarebbe veramente una perdita di tempo inutile. Non che così sia meglio. Ora che escono i meccanici col rimorchiatore. Dai, 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 che ce la facciamo! Dai! Proviamo a metterlo in prima e in seconda. Tac, vediamo. Andiamo in seconda. Andiamo direttamente in seconda. Vediamo se arriviamo. Mi ha sfollato un'altra volta. Non ci credo. Era tutto il pomeriggio per arrivare a Udine. Sì, buon che ho 3 ore libere, però speravo di riuscire anche a pranzare. Avanti un altro. Vediamo con lo staccabatteria se cambia qualcosa. Allora, seconda, nulla digerisce. Sì, dai, 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 che c'è la terza. Quarta, sì. Di nuovo, non ho fatto neanche 1 chilometro. Sarei curioso di sapere se è un problema di elettronica o di meccanica. Anche se a sto punto mi sa che è la meccanica. Un problema
promette nulla di buono. Nulla, nulla di buono questo cambio. Ovviamente nel display mi esce il simbolo del triangolo arancione, mi esce il simbolo dell'ingranaggio col punto esclamativo. Sarà un lungo viaggio, molto lungo. Proviamo a forzarla in terza. Capiamo quale può essere. Almeno una marcia con cui si riesca ad arrivare giù. Ok, l'ho forzato in terza, praticamente ho messo la terza manuale, cambio ZF, vediamo se così al minimo riesce ad arrivare giù. Siamo i 30. Oh là, vediamo col cruise a 30 all'ora in terza bloccata se si riesce ad arrivare. Giri motore costanti, marcia costante, dai, non puoi sfollarmi ancora. Forse abbiamo trovato la chiave di volta, chi lo sa. Vediamo. Adesso sono le 12.27, saranno già minimo 10 minuti che sono partito. Vediamo a che ora arriva Udine senza farmi rimorchiare. Aggiornamento orario, sono quasi a Paderno. Spero di non restare piantato nel sottopasso di Viale Vat, perché sarebbe un casino, per cui cercherò di prenderlo con un po' di slancio. E adesso mi devo fermare a riavviarlo, perché almeno per superare la rotonda devo avere la marcia. Torno a mettere in moto. Vediamo. Nel frattempo mi stanno mandando tutte le maledizioni da dietro, e quelli che mi trovano sulla loro strada, perché sicuramente non capiscono il motivo per cui vado così piano con le frecce accese e ogni tanto mi debba fermare in parte. E per strada giustamente si può trovare di tutto, per cui se avete un impegno, l'unico modo di arrivarci con certezza partire in anticipo. E lo dico io che sono un ritardatario cronico, a parte a lavoro. Partite sempre in anticipo di qualche minuto, poiché potreste trovare me con un Iveco Crossway col cambio rotto per strada. La quarta ci piace, quindi puntiamo al cruise. 42 km orari in quarta. Proviamo a togliere le frecce di emergenza e vediamo. Sì, dai, sembra gradire la quarta. Speriamo bene. Però secondo me sfolla quando sforza appena appena. Quando va in pressione poi sfolla. Sto arrivando al sottopassaggio, capiremo se ci resto dentro o no. E se è come dico io, che quando va in pressione molla. Dai, che ce la fai? Dai. Ok, passato. Il sottopasso l'abbiamo fatto. Adesso vediamo dove si tornerà a piantare, perché arrivando a Udine Centro manca solo che si pianti nel traffico. Andiamo giù per la preferenziale di Viale Vat, che è bella dritta e
non mi fa cambiare marce e vediamo. Il B-side, uno dei localini, un disco bar più carino di Udine secondo me attualmente. No, però se mi fai fare tutte le fermate dell'urbano mi sfolla sicuramente. Tieni, incredibile. E adesso arriviamo, perché si entra nel casino. Un filo di gas e vediamo se questo ZF mi riporta fino in officina, in deposito. Ecco, se mi si pianta nel mezzo del semaforo è un problema vero. Incredibilmente sto attraversando Udine indenne, nonostante mi debba fermare i semafori, cambi marcia abbastanza spesso, andando via al minimo sta tenendo. Ci siamo quasi, devo arrivare ancora un paio di chilometri e poi ci sono. Non abbandonarmi adesso. Sul gas ho una piuma al posto del piede. Vediamo. Come punti critici devo fare ancora il sovrappasso che va in Viale Palmanova, e una volta passato quello, bene o male, ci siamo. Qua rotonda del sovrappasso, denti stretti, dai che mi porti su. Sì. Andata, ormai la strada è in discesa barra piano. La pazienza, insomma, perché i ciclisti non usano la ciclabile. Cioè, se uno fa ciclismo agonistico posso ancora capire, ma i ciclisti in graziella li asfalterei col clacson. Ecco, nel dubbio mi è tornato a sfollare. Allora, vediamo di far passare le macchine qua, che è un po' più largo. Almeno abbiamo passato quasi tutta Udine indenni, dai. Fosse successo in centro sarebbe stato peggio. La passiamo, dai che siamo quasi arrivati. In tre quarti d'ora sono riuscito a fare 10 km col cambio rotto. Bene, per questo video improvvisato a proposito del cambio di questo Iveco Crossway rotto è tutto. Ci vediamo con il prossimo mezzo.